Ciao my beauty lovers, benvenuti sul canale di My Beauty Routine. Io sono Alessandra e oggi facciamo insieme una skincare del mattino per preparare la pelle al freddo dell'inverno, ancora una skincare comunque autunnale per pelle normale che tende a seccarsi. E come prepariamo la nostra pelle? Ci prepariamo insieme appunto per affrontare la giornata. Quindi ci prepariamo insieme. Allora, partiamo subito. Bisogna legare i capelli. Abbiamo già lavato le nostre manine. La skincare si fa sempre con le mani pulite. Cominciamo con un detergente schiumoso. Sì, io ancora in questa stagione, anche se preferisco la detersione, solo la detersione oleosa, uso uno schiumoso. In questo caso uso questo di Manufactory, il Bifida Complex Ampoule Gel Cleanser, eccolo qui, e lo uso con questo becchierino qui che è il Bubble Maker. Facciamo così, anzi scusate, faccio vedere bene come si usa, ne metto la giusta quantità, qui non mi sa anche troppo, forse. Poi prelevo un pochino d'acqua, guardate così, ma anche meno forse, non so se si riesce a capire, così, e faccio le bolle. Intanto parlo. Ho scelto questo detergente in gel, molto delicato. E al suo interno, anche se è un prodotto che andiamo poi a risciacquare, al suo interno, dicevo, ha i bifidi, i lattobacilli, quindi ha quelle sostanze fermentate che vanno a implementare, ad aiutare il microbiota cutaneo, quindi vanno a sostenere le difese, le barriere di difesa della nostra pelle. Ecco, abbiamo fatto una bella schiumozza, così, poi ve la faccio vedere, vedete com'è, è proprio... Avete presente quando dice a neve ferma, no? Come si dice quelli che sanno cucinare? No, sì, insomma, si dice così, gli albumi, vedete? Questa pratica di fare la schiuma a parte, allora, può sembrare un giochino, in realtà è abbastanza intelligente, perché prima di tutto non dobbiamo emulsionare tra le mani e creare nulla schiuma, che nella fretta non ci viene mai bene. La schiuma è molto importante per portare via tutto e per pulire molto bene il viso. Poi quando andremo a risciacquarlo vedremo che proprio la schiuma andrà via velocissimamente. Quindi è proprio utile per fare una detersione schiumosa, è molto molto funzionale, perché poi la schiuma verrà lavata perfettamente via, quindi non rimarranno residui sul nostro viso. Bene, avete visto, mi sono un po' dilungata, però in realtà al mattino bisognerebbe lavare bene bene il viso in questo modo. Andiamo a sciacquare. Eccoci qua, abbiamo sciacquato molto molto accuratamente il nostro viso e devo dire che con questo detergente la pelle è molto molto pulita e non tira. Io soffro un po' la detersione schiumosa e poi tiene molta bada anche le impurità, quindi lo consiglio anche a chi ha una pelle impura, proprio anche proprio con magari un po' un principio di acne, un pochino infiammata, perché comunque è anche molto molto lenitivo. Passiamo subito al tonico. Uso un tonico con le mani, abbastanza viscoso, questo di One Thing, che è il 10% niacinamide, praticamente un solo attivo, niacinamide. La mia skincare della mattina sarà fatta proprio di tutti cosmetici molto molto con formulazioni abbastanza semplici, comunque con ingredienti molto molto definiti. In questo caso niacinamide, sappiamo che è quella vitamina virtuosa che aiuta a contrastare, scusate, la teva. Inoltre la niacinamide contrasta anche l'iperpigmentazione, ma è anche un ottimo sfiammante della pelle, quindi è ottimo anche in caso di acne o comunque di impurità o anche di infiammazioni, per esempio la rosacea. E abbiamo visto questo tonico che è abbastanza viscoso ma non è appiccicoso, rimane quindi anche emolliente, e probabilmente per l'altro ingrediente che è il butiline glicol, che è un ingrediente che solitamente nelle formulazioni con un solo ingrediente viene usato proprio per dare questa viscosità e questa emollienza al prodotto.
passiamo alla Essence. Sì, perché io al mattino non li faccio quasi tutti quelli dell'idratazione, proprio bisogno. E una Essence con solo il ginseng, questa di il ginseng, con solo il ginseng, con l'estratto, la radice di ginseng è molto cara all'ambang, quindi alla medicina tradizionale coreana, quindi usato proprio anche da una certa branca della cosmesi coreana, di Mixun, solo il ginseng appunto, che è un ottimo antiossidante, anti-age ed è acquosa proprio, e dà una sferzata alla circolazione, è proprio un perfetto anti-age dopo gli anta, un ingrediente meraviglioso che abbiamo ricevuto, no, dalla cosmesi coreana. Bene, ovviamente tra uno step e l'altro lasciamo passare un pochettino di tempo, magari fate altro, io di solito preparo la colazione oppure sistemo la camera e magari intanto mi vesto, perché così almeno i prodotti non si vanno ad emulsionare tra di loro, gli diamo proprio il tempo, no, di evaporare e anche la pelle li assorba. E noi ovviamente per una questione di praticità li facciamo un po' più veloci. E allora passiamo al siero, un siero che sto amando molto in questo periodo, perché ha ugualmente degli attivi pro-age che vanno a elasticizzare la mia pelle, ha i lattobacilli e anche il collagene, poi penso in mezzo anche della vitamina C, non mi ricordo, perché, però vi lascio tutti i link sotto dei prodotti, così vi andate a vedere le schede prodotto che solitamente sono abbastanza dettagliate. Mi riferisco al Lacto Collagen Ampoule di Medipil. Allora, questa azienda mi piace molto perché ovviamente per noi fanciulline anta, cioè è il top, è perfetta, quindi io ve lo consiglio, insomma, se avete bisogno dei boosterini per risollevare un po' il viso, ovviamente la faccia non vi cambia i connotati e non si ferma il tempo, però insomma dà una mano, guardate com'è bellino. Allora, è denso, così, così, e poi facciamo così. Ah, fresco, bello, un pochino. Allora, guardate, quando io faccio i movimenti veloci in questo modo, in realtà non faccio nessuna espressione. Capite che fare così è diverso da fare così, giusto? Quindi è proprio un siero veramente che dà tantissima, tantissima elasticità. E lo lasciamo assorbire, lo lasciamo anche un po' evaporare. Ovviamente questo è perfetto anche di sera, lo potete usare tranquillamente anche nella routine della sera. Passiamo ora al contorno occhi, Mary & May Tranexamic Acid e Glutathione. Questo contorno occhi carino qui, è bello denso, con appunto l'acido tranexamico e il glutatione, va sulla iperpigmentazione, sui segnacci scuri, quindi soprattutto se soffriamo di occhiaie, ci dà uno sguardo un pochino più luminoso, però è anche bello denso. A me piacciono i contorno occhi cremosi, un pochettino li andiamo anche a massaggiare così, in questo modo, fino alla tempia, così, e poi anche un pochino qua. Io poi ho anche delle macchiette intorno alla bocca, quindi magari forse mi aiuterà così. Vedete, rimane comunque molto bello e distende molto molto bene. Al mattino, se avete tempo, avete piacere, potete anche usare i patch per gli occhi, tipo questi, per intenderci, questi, adesso ne prendo uno così ve lo faccio vedere. Ugualmente li mettete anche subito dopo il tonico, eventualmente questi praticamente così, li andiamo a mettere a posizionare, no, sul contorno occhi. Li potete mettere appunto anche dopo il tonico, così non scivolano, perché sennò se avete messo tante cose magari rischiano di cadervi, insomma non vi rimangono ben aggrappati, soprattutto se hanno tanto siero dentro. E mentre fate altro, insomma, intanto li tenete un po' in posa, un po' sgonfiano, e poi proprio il siero che contengono va a livellare. Comunque anche questo è abbastanza, anzi è parecchio emolliente, nutriente,
vedete, io faccio questo movimento, ma è molto molto delicato. Però fate sempre molta attenzione, un po' di picchiettamento, magari se dovete risvegliare la circolazione. Passiamo ora all'idratante. Allora, se avete notato, ho usato tanti attivi molto specifici, niacinamide, ginseng, collagene, lattobacilli e adesso infine un bel acido ialuronico in questa lotion di The Lab, Oligo Ialuronic Acid Calming Lotion. Ha anche un'azione calmante specifica anche per la pelle sensibile. Ne metto parecchia perché appunto, vedete, è una lotion, ovvero un'emulsione, che significa che è meno densa rispetto ad una crema, no? Magari una crema in barattolo o anche fosse in tubetto. E quindi io ne metto un po' di più perché ancora va bene, poi quando arriverà proprio il freddo sarà un po' troppo leggera per il mio tipo di pelle. Però il consiglio che vi do è l'acido ialuronico, inseritelo nella skincare del giorno. Uno, perché è un buonissimo elasticizzante della pelle. Due, perché ovviamente non vi rimpolpa per tutta la vita, l'ho detto una volta, la pelle viene una faccia bella turgida, no, però momentaneamente sì, perché questo suo potere così di chiamare, no, l'acqua in superficie vi rende comunque la pelle più elastica e più turgida. E poi ovviamente un'emulsione dentro ha anche degli oli, per cui vanno a proteggere, a creare un film, no? E per non far evaporare l'acqua contenuta nella nostra pelle. Aspetto ovviamente che un pochettino si assorba, no, il prodotto, quindi che per non andarlo poi a emulsionare con la protezione solare che vado a mettere dopo. Non uso una protezione solare qualunque, ma uso questa di Imish, la Artless Glow Base, perché voglio, non mi voglio truccare, quindi voglio avere una base luminosa e uniformante. Ha un 50 SPF, io non ne metto tantissima perché ovviamente sappiamo che va messo in 2 grammi, però adesso siamo in inverno, poi andrò, siamo in autunno, comunque non abbiamo il sole forte dell'estate, ma anche poi andrò a mettere anche la BB cream, che ugualmente ha una protezione solare, quindi insomma non ne metto i 2 grammi, ne metto comunque una discreta quantità. In questo modo io tendo a non sfregarla la protezione solare, ma a farla così, assorbire in questo modo. Vedete come ha subito, cioè adesso che mi fa effetto proprio glow, però ha questo effetto bello, illuminante e anche uniformante. A me sinceramente mi piace molto. Dovete sapere che Imish è un brand che è molto focalizzato sul trucco e quindi anche sul togliere il trucco. Infatti ha 2 prodotti fantastici che poi adesso sono diventati di più, ma è essenzialmente un balm e uno schiumogeno, che poi sono diventati c'è un altro balm simile però col mandarino, l'Oil Clean, no? La linea Oil Clean è fatta proprio per struccare bene la pelle, per pulirla bene a fondo. Loro sono partiti dal trucco per arrivare poi, cioè per poi creare anche il prodotto che lo va a togliere, ecco. Ne mettiamo un altro pochino, così mi sesto un po' dove ho le mie macchiette simpatiche, così. E ovviamente adesso, prima di applicare la BB cream, faccio passare dell'altro tempo, perché se no andiamo a fare i nostri pacciughi, come si dice dalle mie parti, e dopo diventa un disastro, insomma. Bisogna sempre avere un pochino di far passare del tempo, come tra uno step e l'altro. Se andate di corsa la mattina, magari scegliete qualche cosa di più veloce, magari saltate qualche step, già potete saltare magari la Essence, ecco, al mattino. Adesso io, mi fa piacere anche farvi vedere parecchi prodotti che comunque creano anche una skincare completa, se vogliamo. Facciamo passare il nostro tempo e andiamo ad applicare una BB cream. Ho scelto come BB cream, perché la volevo provare, questa di Skin 79, la Golden Snail, quindi ha anche la bava di lumaca all'interno. Tra quelle di Skin 79 quella, c'è scritto anti-wrinkle e whitening. Whitening non vuol dire che ti sbianca la pelle, ma che va sulla iperpigmentazione ad agire, quindi
un'antimacchia in sostanza. E come colorazione è leggermente più chiara, perché ancora sono un pochino abbronzata, è un 23 in sostanza, un natural beige, quindi abbastanza caldo, vedete com'è? E ovviamente non si riesce a capire molto bene, è leggermente più chiaro, appunto dicevo, del mio tono di pelle, perché ancora sono abbronzata, ma secondo me in inverno andrà benissimo. E tra i prodotti di Skin 79 è quello, cioè tra le BB cream, scusatemi, è forse la BB cream che va meglio per il mio tipo di pelle, perché non è troppo asciutta, rimane abbastanza luminosa, molto glow se vogliamo, e non ha un effetto tirante. Ovviamente se avete una pelle secca potrebbe tirare la pelle, aggiungete magari un goccino di un olietto, magari uno di aromatico, quello di Purito, vi lascio il link sotto in descrizione, ma me ne basta veramente poco. Mettete la BB cream su una mano, la dose giusta, e un goccino, proprio poco, lo immussate insieme e poi lo applicate. Evitate lo spellamento, al netto che se fate una buona skin care non vi si spella la pelle, però se ancora magari siete lì tra l'imbro e l'ambro, che non avete riequilibrato il sebo della vostra pelle, può capitare che succeda che magari un pochettino si spegli, poi magari anche a fine giornata, o se magari hai fatto un lavoro all'aria aperta. Quindi quello lì è un segretino che di solito si usa, lo usano tutti, anche i make-up artist, insomma, adesso non è che io, solo io. Allora, vedete che è leggermente più chiara del mio tono di pelle, però è bellina perché è luminosa, non ingrigisce, e poi ha proprio una bella sensazione di pelle idratata, e mi piace molto, perché forse la Golden è l'unica tra quelle di Skin 79, lo ripeto come sono anziana, quindi ripeto le cose 50 volte. Bene, lavo le mani e proseguiamo con qualche altro trucchetto. Una cosa che mi scordo sempre di dirvi è che potreste pulire le vostre manine, se sono sporche di trucco, proprio anche con un detergente oleoso. Ne mettete un po' sulle mani asciutte, le pulite bene le dita, e poi emulsionate sotto l'acqua e le lavate. Poi magari fate un double cleansing anche per le mani con un po' di sapone, per così almeno evitate di sporcare gli asciugamani. È un buon metodo, perché secondo me è così, stupidaggine di oggi. Volevo farvi vedere, bellino, adesso mettiamo un po' di blushettino, perdonatemi, però io faccio così, sono fortunata, non mi sono mai truccata troppo in vita mia, perché non ho mai avuto una pelle troppo problematica, quindi non sono nemmeno così, non ho nemmeno una gran manualità, per cui cioè, c'entrano tante cose, no? Questo blushettino che volevo far vedere, perché mi sa che non l'ho fatto mai vedere, è il cotton blush di Misha, che secondo me è molto carino, e poi ha un costo anche abbastanza ridicolo, secondo me, cioè costa poco, ed è carino perché vi dà subito quel tocco di salute. E poi eventualmente, no, se la BB cream rimane leggermente chiara, fate un po' di questo e un po' migliora, no? Vedete che già sono un pochino più, ma non mi avvicino troppo perché pigliate paura. Così, poi vedete che già mi sono ripresa. Poi mettiamo il cotton blush è questo qui, è il Mama's Camel Coat. Non abbiamo tanti, ne abbiamo un paio. Questo è leggermente più rosato, ma poi mi sembra che ce ne sia un altro più aranciato, non mi ricordo. Sì, dovrebbe, andate a vederveli sul sito, vi lascio i link di tutti e due. E poi, allora, invece per quanto riguarda il trucco, appunto, dicevo, Amish sempre, che sono abbastanza forti nel trucco. Adesso vedo se inserire altri prodotti, perché sono un po' costosini. Questo mascara no, non costa tantissimo, e secondo me ha un effetto bello, perché fa un po' l'effetto ciglia finta, ed effettivamente vi avviso già, fa come una... copre le ciglia, e tant'è vero che quando vi andate a struccare non serve fare quel movimento lì, ma appoggiate il dischetto che scioglie e poi fate un po' il movimento di prendere le ciglia, e vi viene via, fa come una pellicola sopra. È carino, perché vi dico, dura tantissimo e fa un effetto molto molto di ciglia morbide, di ciglia un pochino, no?
rendo l'idea, vero, con questo, suono, che però là ci piace, un pochino sfizioso così. Io sicuramente non l'ho messo benissimo perché sto usando la fotocamera, quindi non un vero specchio, andrebbe fatto con la grazia del Signore, con uno specchio anche un po' più grande volendo. Adesso mettiamo la tinta labbra, uno di Appier, il Waterline Tint, questo con la confezione ologrammata, un po' scuretto, mi piace, che si intana la maglia. Allora, ho scoperto che le tinte coreane vanno messe, aspetta, mi fermo perché non faccio un disegno, vanno messe, si possono anche stratificare volendo. Non vedo. L'avrò messa tutta storta. Adesso mi fermo un attimo e vado a vedere come mi sono acconciata. E vanno, si possono stratificare, dicevo, e anche in questo modo la fate assorbire, anche questo è un po' tipo layering, la fate un pochino, no, asciugare e poi fate un altro strato, un po' come quando si dà lo smalto praticamente, il concetto è quello. Non siate che io ho un velo di labbra, quindi faccio anche fatica. Ma voi avete belle labbra, le labbra più carnose, e tanto meglio. Così. E beh, comunque, allora, una cosa stupenda dei rossetti, delle tinte coreane, che hanno questi colori super super vibranti e veramente durano tanto. Io li uso magari quando vado a cena fuori così, e hanno una buona resa. Allora, aspetto 2 minuti e poi facciamo un'altra applicazione. Eccomi. Allora, facciamo un'altra. Non l'avevo dato malissimo. Mi sono controllata nella specchia. E te lo potete anche applicare in una zona e poi lo andate a, magari con le mani o con un pennellino se siete più comode. Questo rispetto all'altra versione, al Juicy Pencil Water, rimane più lucido, leggermente più lucido, l'altro leggermente più matte. E sono molto belle queste tinte. Bene, mi sono preparata con voi, spero che questa routine vi sia piaciuta, una routine del mattino, è abbastanza completa, è semplicemente per farvi vedere che al mattino, per preparare la pelle ad affrontare la giornata, ci vogliono determinati ingredienti, quindi puntare sulla luminosità, puntare su dare un po' di energia, implementare le barriere di difesa della nostra pelle e, perché no, un effetto un po' tonificante, pump, di pelle più polposa e più turgida con l'acido ialuronico. Poi la proteggiamo, poi mettiamo un bel trucco e siamo pronti per uscire. Spero che vi piacciono i miei video, se vi fa piacere iscrivetevi al canale, cliccate sulla campanella per essere sempre avvisati e ovviamente mettete un bel like. Ciao, my beauty lovers, al prossimo video!